Oggi 23 maggio 2012 vi parlerò del calendario Maya, che si confà perfettamente con quello che sono le tre eclissi di questo periodo, più Venere davanti al disco solare. Successivamente a questo voglio anche parlarvi del moto dei pianeti. È importante il transito di Nibiru, poiché i pianeti attorno al Sole gravitano grazie a questa forza centrifuga. Se manca, i pianeti collasserebbero contro il Sole, e questa forza, questa spinta, la dà proprio il pianeta Nibiru col suo transito, dà del moto. Poi alcuni mi hanno chiesto riguardo l'oro argento dell'antichità. In realtà era un dono degli uomini agli dèi, quindi era il nostro dono, sapendo che gli dèi, quindi le creature extraterrestri, usavano oro e argento per le loro navicelle spaziali, per le loro città, e chiaramente ecco che l'uomo voleva dare un dono agli dèi e dava qualcosa che serviva, ovvero oro e argento. Io vi faccio vedere questo bellissimo panorama, che sembrano veramente, a volte mi hanno detto, delle piramidi, qualcosa di veramente bello. Fatto sta che, anche se tutto può essere naturale, però da lì parte la Valle Olona. La Valle Olona è la valle dove spesso e volentieri ci sono situazioni di cerchi nel grano, avvistamenti di dischi volanti, avvistamenti di sfere di luce. Vi faccio vedere. Ed eccovi ancora noi come una seconda parte di... Allora, come mai queste creature poi mi hanno domandato, a volte gli amici, le persone che vogliono sapere, giustamente, e io dico, poi chiaramente c'è chi ci crede e c'è chi rimane nel dubbio, io faccio quello che posso, perché tanto so che tanto la verità arriva comunque. Perché le creature extraterrestri non si fanno vedere apertamente? Semplicemente perché quando un pianeta evolve si crea delle creature su un pianeta, c'è l'evoluzione di questo pianeta, c'è anche il periodo in cui queste creature vengono lasciate da sole per fare in modo che evolvano da sole, per non essere sempre accudite, per fare in modo che anche da sole riescano a progredire. Ecco perché loro non sempre sono presenti, ecco perché loro possono rimanere assenti, tra virgolette, per anche qualche migliaio di anni. Però adesso arrivano, perché è concluso quel periodo in cui eravamo soli, e giungono di nuovo tra noi. Arrivederci alla prossima. 23 maggio oggi 2012, è uscito il sole e questo è il panorama.